Ciao a tutti samurai e benvenuti ad un nuovo episodio di Total War Shogun 2, Clan Shimazu. Nel corso degli ultimi episodi il nostro daimyo ha tenuto molto facilmente la propria posizione a Setsu, mentre i nemici colpivano il nostro clan utilizzando inutilmente i loro sotterfugi, tipici dei piccoli criminali deviati. In questo episodio però saremo sorpresi da un contrattacco impetuoso e violento. Riusciremo a difendere tutto quello che abbiamo guadagnato? Kyoto è così vicina! Dobbiamo fare tutto quello che è in nostro potere per non indietreggiare. Bene, ve lo ricordate, vero, questo momento? Stavo pensando che veramente sono stato molto accorto e mi devo battermi la mano sulla spalla da solo nel reclutare 450 Shigaru con gli Ari, perché è vero che saranno anche scarsi, però intanto fanno un po' di massa contro l'esercito dei Takeda, che tenterà di prendere la nostra fortezza. Non perdiamo tempo, andiamo in battaglia. Siamo completamente circondati e abbiamo una struttura di un castello ben difendibile sicuramente, ma faccio fatica a capire da che parte mi attaccheranno. Ovviamente noi siamo in superiorità numerica, quindi se loro frazionano le loro forze in teoria dovrei avere la meglio. Tuttavia, se concentrano tutto il loro attacco in un solo angolo del castello, io posso fare fatica con la logistica perché è molto grande. Vediamo un po' come andrà. Allora, abbiamo foreste e colline ovunque. E noi potremmo lasciare... Abbiamo soltanto due torri con gli arcieri. Noi potremmo lasciare che i nemici prendano le mura più alte. E probabilmente questo è quello che andrò a fare. Mentre... Allora, intanto togliamo tutti, li mettiamo fuori. Mettiamo fuori così non mi dimentico nessuno. Mettiamo qui. E li lasciamo qui, no, scherzo. Iniziamo pian piano a posizionare unità nelle varie zone chiave della parte alta della fortezza. Perché la parte alta? Perché se li mettono nella parte bassa, ovviamente le truppe possono salire e conquistare quello che vogliono. Invece nella parte alta vedete che io riesco praticamente con le mie lance, non dico a proteggere tutti gli angoli perché quello è impossibile a noi, però comunque a gestire una bella porzione. Poi abbiamo gli arcieri che riescono a gestire i vari angoli, i vari lati più che gli angoli, e vedremo come spostare nel tempo. E poi gli Ari Ashigaru possono chiudere quello che rimane. Spiace. E abbiamo anche le donne guerriere, possiamo piazzarle qui. Allora, fuori rimane adesso soltanto il generale, se non erro, e con la cavalleria. Generale e cavalleria rimangono all'interno del castello e vediamo poi come gestire. Avanti, iniziamo. Eccoli che attaccano e attaccano da diversi angoli. Scusate però perché io credo di aver disabilitato la minimappa, se esiste, no? Infatti avevo premuto O per sbaglio e non vedevo più la minimappa. Comunque, allora, credo che abbiano fatto un errore, secondo me. Perché si sono divisi. Ora, i generali da soli... che dovranno quindi lasciare i cavalli per buttarsi da questo lato. Io da questo lato li accolgo con il comitato di benvenuto più arcieri possibili. Dove avevo le doppie linee di arcieri qui? Ecco, la doppia linea di arcieri la portiamo dove ci sono i generali. Togliamo la pausa, vediamo un po' poi come vanno. Qui dove c'è una torre che ovviamente conquisteranno, arrivano in ordine samurai con gli Ari e samurai con gli Ari, e qui troviamo Ashigaru con gli Ari e Ashigaru con arco. Questa è la parte più debole, se vogliamo, quindi non voglio lasciare gli arcieri da questo lato, li voglio spostare in una zona un po' più pericolosa che questa.
aspettiamo qui sul portone. E adesso attendiamo. Attendiamo, il nemico si prenderà qualche freccia dalle torri. Salirà, prenderà i cancelli e poi dovrà salire ancora, quindi con il risultato che arriveranno sotto il nostro castello, stanchi, con le frecce che li colpiscono e poi dovranno arrampicarsi di nuovo per fare che cosa? Per andare contro le nostre lance e dei nostri guerrieri invece che sono belli e tosti e non sono per niente stanchi, quindi sono contento. Velocizziamo, vediamo chi raggiunge per primo le mura, i samurai con gli ari, da un lato, tolgo la basso la... Cioè questi si devono arrampicare a mani nude su questa cosa. Cioè soltanto scivolando si ammazzerebbero in 200, però va bene. È il realismo di Shogun. E da questo lato ovviamente ci sono gli altri. Questi cosa sono? Gli ari. Che si prendono le prime freccettine. Infatti vedete che qualcuno ci rimane. Pochi, pochi però intanto. Ok, continuo a fare il giro per vedere. Ecco i che stanno arrivando. 106 e 113, wow. Non so se schiattano perché cadono o sono le frecce, comunque... sì, sono le frecce che ogni tanto ne fanno volarci qualcuno. Bellissimo. Adesso prendono il controllo della prima torre. E adesso però questi devono correre verso i miei samurai con il lancinata... E samurai con gli ari. E qui ci sono i miei arcieri. Che... I nemici hanno preso una torre! Che bravi. Iniziano a lanciare le frecce infuocate. Ah, a tutti gli arcieri devo dare la modalità schermaglia, in modo che se per caso venissero ingaggiati... Cioè, ovviamente non devono essere ingaggiati, ma se per caso fossero delle vicinanze... Intanto buttiamo le frecce infuocate prima di farli salire. Passiamo dall'altro lato, perché anche qui immagino ci sia la necessità di usare gli archi. Che ovviamente sono dalla parte sbagliata, vero? Perché ho gli archi qui, scusa? Perché faccio queste cose? Correre. Eh sì, perché praticamente... Vabbè. Va bene. Vediamo questo angolo. Non c'è nessuno qui. Ecco che iniziano a correre. Attenzione. Andiamo a dare man forte ai nostri eroi qui. E pausa, perché adesso va bene. Frecce infuocate e sparate. Non è che dovete metterli per forza di cose sempre in posizione. Vai. Non dobbiamo farli salire. Cioè, se salgono poi è uno scontro alla pari. Se invece non salgono... It's much better. Intanto siamo in leggera superiorità noi adesso, per il momento. Ok, sono saliti, sono arrivati. Io porto il generale da questa parte e vado a dare una forte con il samurai con gli ari. Generale e questa cavalleria. Bello generale per andare ad incitare. Andiamo dall'altro lato. In tutto questo è il loro generale fermo in tutto questo. Ok, questo esercito che punta verso il generale rimane fermo, ma dall'altra parte non c'è nessuno letteralmente. Quindi questi ragazzi o vanno da un lato o vanno dall'altro. Portiamoli qui su questo lato. Facciamo una chiamata raccolta subito. Un incitamento di queste truppe che sono per difficoltà. Rimaniamo qui fermi. E ora, la cosa bella sarebbe, se ci fossero gli arcieri qui sopra, tipo i samurai con arco, mandare la mia cavalleria leggera, però escono dalla porta sbagliata. No, allora lasciamo perdere. No, se no li caricavo con la cavalleria leggera.
Ok, qui abbiamo messo in rotta un'unità, che è molto buono. Allora, questi arcieri direi che non ci servono più da questo lato. Adesso è importante controbattere queste bardate. È importante che questi angoli vengano gestiti e anche quest'angolo venga gestito perché sono tantissime unità. Ergo, mandiamo gli Yari Ashigaru a dare una mano. Questi arcieri sparano a quelli sotto. Quest'altro lato secondo me l'abbiamo vinto. Cioè non c'è più pericolo. Spostiamo le unità all'alto, verso l'alto. Carica. Io comunque, no, guardate, la cavalleria leggera provo a farla uscire, perché dalla porta dovrebbe passare. E se riesco a farla uscire, prendo il controllo di nuovo della torre. E poi provo ad andare a prendere gli arcieri. Missione un pochino kamikaze. Siamo in tema, no? Perché se riprendiamo la torre, adesso poi la torre spara alle loro spalle. No, l'abbiamo disabilitato a qualcosa del genere. Allora, pausa. I nostri arcieri se ne devono fregare dei nostri, devono sparare qui in mezzo. I nostri altri arcieri sparano ai loro arcieri. Queste unità devono andare a dare una mano. Assolutamente, il nostro generale dovrebbe dare ancora una chiamata raccolta che non sta facendo. In tutto questo, a sud, i samurai con gli ali sono stati annichiliti. E ne stanno arrivando altri, che è la cavalleria leggera Takeda che ha smontato per attaccare. Tanti auguri, buona fortuna. E qui c'è il loro generale che si sta... beh, qua è bella però, Spariamo sul loro generale. Spariamo sul loro generale con... Perché è il loro daimyo, tra l'altro. Adesso, mamma mia. Questi potrebbero diventare pericolosi, però. Metti in pausa perché voglio vedere le cose. Allora, generale. Questo generale potrebbe salire. Come sta andando? Male. Sta andando male perché i samurai con gli ali nemici stanno facendo male. Noi abbiamo messo in rotta i loro arcieri, però adesso... Anche questa cavalleria è praticamente in rotta, andiamo ad inseguirli. E poi chiediamo anche a queste truppe con arco di mettersi a sparare sul grosso del nemico. Il generale inizia ad indietreggiare. 1, 2 e 3 creano una linea perché dovranno adesso poi gestire. Tra l'altro 2 sono Ashigari con gli ali, possono far Ghost Spear Wall che è abbastanza efficace in difesa nel caso. Li giriamo dall'altro lato. I nostri arcieri continuano a tirare sul generale nemico che si sta arrampicando in tutti i modi e prende un sacco di frecce in faccia. Chiediamo agli arcieri di spostarsi. Il nostro generale rientra. La nostra cavalleria leggera qui potrebbe fare un tentativo di diversivo e andare a prendere anche questa torre. E attenzione perché adesso, guardate, la cavalleria leggera sta salendo sulle mura e questi verranno bloccati. Qui c'è un'altra unità che potrebbe andare a dare manforte a questo punto ai nostri arcieri, prima che il generale nemico, il daimyo Takeda, tenti di prendere il controllo delle mura. Potete vedere qui un angolo lo abbiamo perso, l'altro angolo lo stiamo contenendo. Quindi forse le cose vanno meglio di quanto potessimo pensare. Poi devono scappare, la cavalleria Takeda si molla. Ok, adesso attacchiamo con la fanteria il generale nemico e anche con gli archi.
Qui abbiamo vinto. Abbiamo vinto. I samurai con Naginata caricano il generale nemico. Il nostro generale fa una chiamata raccolta e si sposta dall'altro lato. È incredibile, ragazzi. È incredibile perché questa strategia si è... questa tattica si è dimostrata vincente. E secondo me c'è una buona probabilità che uccidiamo il Daimyo Takeda e suo figlio, che detto tra noi non dico che ci fa vincere la campagna, però porca miseria. Abbiamo vinto, abbiamo ottenuto tutto. Terminiamo la battaglia. Vittoria decisiva, ragazzi. Vittoria decisiva contro il clan Takeda. Era una battaglia difficile, ma gestita così è stata veramente una passeggiata. E adesso dobbiamo aspettare che arrivino i rinforzi per poi fare un pushback, tornare in forze. Battaglia decisiva. Noi abbiamo perso 750 uomini, loro hanno perso 1870. Capite che c'è? Capite che gli abbiamo fatto molto danno. Ritirata, perché qui abbiamo anche un esercito all'interno, Con calma. Ok. Lotta Takeda che comunque dà sempre molto fastidio. Io non so se riuscissi a prendere il controllo di quest'altra rotta commerciale, forse... Oh merda. Veramente? Adesso è lo Shogun che fa la stessa manovra? Wow! Osaka, ragazzi, di nuovo il forte di Osaka, no, che ci è andata molto bene che non si sono messi insieme per attaccarci. Però un attacco consecutivo all'altro con questi eserciti così forti. Si vede che la difficoltà è difficile in questa campagna. Cavolo! No, dobbiamo tenere duro. Dobbiamo tenere duro. Ve lo ricordate questo posto? Feeling old yet? Ragazzi, mi dispiace se vi sentirete annoiati, ma la tattica sarà la medesima. Cioè, non voglio cambiare una virgola, perché si nota che ha funzionato perfettamente. Ok, questi due. Dall'altro lato questi. Sapete che cosa c'è? Che loro, se salgono qui, si fanno un male bestia. Quindi io adesso cambierò soltanto leggermente una cosa per ottimizzarla. Cioè, terrò meno persone sui lati che persone magari da questa parte. Magari teniamo degli arcieri qui sui lati, ma soltanto degli arcieri, mentre gli altri li teniamo. Se li teniamo dove si può. Ok, ho piazzato tutti, ovviamente il generale manca, lo mettiamo qui in mezzo per il momento. E mancano anche questi che non so che cosa sono. Va bene, inizia la battaglia. E anche qui c'è ancora una volta una divisione, con l'unica differenza che questa volta da dietro non c'è nessuno. Quindi porterò anche degli arcieri a supportare questo lato. E questo angolo lo scopriamo per andarne a coprire un altro. Perfetto. Ancora una volta, da un lato c'è il generale con la cavalleria, che rimane fermo, probabilmente smonterà e attaccherà. Per questa ragione è importante che qui ci siano degli arcieri. Ah, e come sempre, tutti gli arcieri in modalità schermaglia, cosa che adesso ho imparato. Io non facevo mai, ma...
Adesso abbiamo meno truppe. Sapete che non ho capito se sto difendendo la stessa città? Penso di sì. Perché c'è sempre... Sono molto confuso, ok? Però dobbiamo difenderci, questo è sicuro. Vediamo chi saranno i primi a toccare. Cavalleria, cavalleria, cavalleria. Cavalleria, cavalleria. Ah, raga, questi mi attaccano, mi fanno gli assedi arrampichini con la cavalleria. Ma poverini. Samurai con Naginata che vanno avanti piano piano. E da quest'altra parte samurai con Yari. E samurai con arco, poiché in questo caso possono essere d'aiuto perché sparano da sotto. Perfetto. Questi arcieri qui non servono a un piffero di nulla perché chi è che va ad assaltare? Cosa fanno qua? È molto meglio se li porto. Abbasso queste Shigaru con Yari. E do l'ordine a questi altri di correre. Correre qua. Così riesco a coprire più di questo territorio. Ok, samurai con Yari, ancora una volta, quelli che vanno a cercare di assaltare la torre si prendono le frecce in faccia. Partiamo con un discreto vantaggio qui sopra. Ecco qua. Qui abbiamo la cavalleria con katana che tra l'altro è la più... diciamo la più coraggiosa, possiamo dire così. Giriamo subito degli arcieri. E da questo angolo non c'è veramente niente da difendere, quindi veloci. Guardate qui che quante frecce si prendono. Ah, a proposito, adesso anche di fuoco. Benissimo, benissimo. E adesso pure questi frecce di fuoco. Ok, andiamo sull'altro fronte. Sull'altro fronte c'è... mamma mia. Schiattano come mosche grazie ai miei archi che adesso riescono già a raggiungerli. Benissimo. Qual è l'unico arco che non sta colpendo? Questo che si sta per spostare non si capisce bene che ordine gli abbia dato. Ah no, giusto. Attenzione che arriva il primo assalto. Cavalleria con katana che prende gli Ashigaru con gli Ari che sono sulle mura e adesso si vede. Portiamo giù un generale per dare man forte con il morale. E adesso anche le nostre truppe con la spada caricano. Ci buttiamo qui, facciamo subito una chiamata raccolta e un incitamento. Ok. E adesso andiamo dall'altro lato. Queste spade possono prendere un angolo del genere. Il nostro generale è in grave pericolo, signore. Sì, il generale sta scappando da questa zona. Intanto guardate che la loro cavalleria che si sta arrampicando si sta rompendo. Cioè. Che meraviglia. Allora, gli archi che nel frattempo sono molto arretrati possono ritornare avanti per attaccare gli altri samurai. E qui invece, c'è un bel... fuggi generale. Portiamo anche quest'altra piccola mitta di samurai con lo Yari nel grande casino. In tutto questo il generale è l'unico che è rimasto fermo. Ok, stop. Per qui ci sono arcieri che non stanno facendo letteralmente niente di utile. Ma è anche ok. Però a questo punto noi potremmo farli scendere. No, meglio di no. Teniamoli qua a non fare nulla.
Oppure, guardate, li portiamo da questo lato perché possono supportare e attaccare gli arcieri nemici. Ok. Le mura l'abbiamo presa, adesso arrivano i samurai con arco che probabilmente tenteranno di attaccarci dalla distanza. Ragione per cui adesso i nostri samurai con arco li attaccano. Il nostro generale corre dall'altra parte. Comunque qui l'abbiamo bloccata. Abbiamo bloccato l'attacco. Qui l'abbiamo vinta. Potremmo prendere un'unità piccola e darla a recuperare la torre. Cioè, questa non è piccola, va bene. Abbiamo vinto anche questa battaglia. Fuggono? Fuggono. L'unico problema è che qui la cavalleria rimane ferma. Cioè, non attaccano. Potrei a questo punto dare un ordine. Do un ordine a questi arcieri di scendere e di toccare questo angolo. Questi toccano quest'altro. Sì, se prendiamo anche la torre è necessario. Perché l'idea è quella di ammazzarli in generale se si può. Fuggono tutti, tranne il generale che è rimasto fermo là sopra, qui. Però non è ancora attaccabile, questo è il problema. Niente, quindi adesso si scende. Difendere i forti, beh. È un po' più difficile. Ok, stop, perché qui c'è un problema e non piccolo. I nostri servitori del samurai hanno aperto la porta e sono usciti a fare non si sa bene che cosa, e adesso la cavalleria con gli ari li assalta e ce li devasta. Qui abbiamo perso un'unità per un misclick anche abbastanza scemo. Però adesso noi attacchiamo il generale nemico con le frecce incendiarie e tanti saluti. No, la cavalleria con gli ari le prende. Questo è spettacolare, dai servitori del samurai. È bellissimo. Che fanno questi? Ok, facciamo una cosa. Queste sono truppe con la lancia. Posizioniamoli per attaccare la cavalleria nemica. Scusate a questo punto. Cioè, se è così, allora io porto fuori la gente con inaghinata e le lance e chiedo di caricare. Ok, perché qui, cioè, voglio dire, se riesco ad ammazzarli in generale così facilmente. Terminiamo la battaglia ragazzi, perché abbiamo vinto anche questa. Questo ci rallenterà un paio di turni, perché adesso abbiamo un esercito molto sgangherato e i rinforzi ci mettono un po' ad arrivare. Però mi viene da dire, se io adesso attacco Kyoto, chi la sta difendendo? No? Questa è la grande domanda. Sabotaggio di un porto commerciale, esercito demoralizzato, ma una commenta di livello, tentativo di sabotaggio, e anche in questo caso gli agenti nemici non ci hanno fatto granché. Allora, non abbiamo soldi. Queste sono tre persone, tra cui un generale nemico. Io vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo episodio. Nel prossimo episodio abbiamo nella città di Arima un esercito di rinforzo che può andare a Setsu, e Setsu che può organizzare l'attacco di Kawachi, magari per saccheggiare e distruggere, e poi Kyoto. La devo gestire con un po' di calma e attenzione, anche se in realtà per il saccheggio ci sarebbe questa città di Inaba che ci garantirà un po' di denaro. Non lo so. Credo che deciderò nel prossimo episodio. Comunque, episodio fantastico, perché due difese così non si vedevano da tempo. Sono molto contento, quindi vi ringrazio. Spero che lasciate un pollice in su. A presto.